Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi voglio presentarvi le mie ultime passioni, quello che ultimamente sto coltivando, cioè la passione per il verde. Abbiamo comprato con Sara delle piante e adesso vi faccio vedere quali sono. Allora, questa qui è una piantina di interni che ho regalato a Sara. Questa è praticamente la piantina che si intreccia tutta. Guarda queste foglie quanto sono belle, guardate i germogli, sono piccolini. E appunto questo perché ci piace avere anche le piante all'interno in modo che purificano l'aria. Questa è molto carina, non mi ricordo come si chiama. Poi c'è il mio bonsai che è un Ficus ginseng. Infatti questa radice è un po' strana ed è praticamente un ficus, molto carino, molto piccolino. Poi facciamo il giro un attimo dell'aiuola, qui c'è il basilico appunto che utilizzo per il sugo, c'è la salvia, queste qui praticamente le ho tagliate quando sono pronte, erano pronte, le ho tagliate un mese fa e già è ricresciuto così molto 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 di più. Questa è la menta, poi ci sono le fragole, la pianta delle fragole. Poi ci sono delle piantine di pomodoro, eccole qua, che sono cresciute a caso perché ci ho buttato dei semi praticamente, semi di pomodoro e sono cresciute delle piantine. E poi stanno quelle più grandi del pomodoro, dove stanno i pomodori, eccole qua. Quindi ecco, diciamo un piccolo orto nell'aiuola. Questi invece sono i peperoncini. Poi c'è il rosmarino, poi un'altra pianta che mi ha dato dai miei, non so cosa sia. Questa già c'era, le rose, belle. C'è anche una spina. Poi questa me l'hanno regalato i miei genitori, anzi mia sorella con ragazzo, che è praticamente l'arancio, questo è l'albero dell'arancio. E poi ci sono la piantina grassa che ho scelto io, e poi c'è questa altra pianta che ho scelto io, guarda quanto è bella, con queste foglie rosse e giallo fluo verde fluo. Poi c'è il geranio che ha preso Sara e Dulcis in fondo c'è questa che abbiamo preso entrambi e guardate che belle foglie, sembrano una, come si dice, una felce. C'è una particolarità questa pianta, oltre alle spine non si fa toccare, cioè nel momento in cui andiamo a toccare la pianta ecco qua che si piegano i rametti e le foglie si chiudono. Guardate, guardate che figata, molto molto bella. Questo è l'effetto che fa questa pianta, si chiude anche soffiando. Questa si è chiusa, infatti io vado a toccare adesso tutto e si chiude. Guardate come i rametti cadono, guardate come cadono, fighissima. Si chiama Mimosa pudica. Eccola qua, mimosa sensitiva o pudica. Eccole qua. Poi più avanti metteremo anche il girasole e questo qui il mix di fiori. Questa c'era già prima, l'abbiamo soltanto rialzata e rimessa dentro il vaso. Sembra una pianta tropicale. Non so che tipo di pianta è, però faccio dire di qua, così almeno c'è più luce. Ecco qua. Per il momento queste sono le piantine che abbiamo, però in futuro abbiamo la volontà di prenderne altre, soprattutto per interno, in modo che purificano l'aria. Quindi da qui la felce, mi piace tantissimo, e poi altre piante d'interno, anche il ficus, insomma piante grosse. E poi dovrebbero arrivare, dovrei iniziare a fare dei bonsai, che sono dei bonsai semi, ovviamente non alberelli già cresciuti, che io devo provare a far crescere. Speriamo bene. E vi aggiorno al prossimo video. E niente, questo era un video corto per farvi vedere la mia passione, l'ultima passione per il verde che mi è venuta in questi ultimi mesi, diciamo, in questi primi mesi di abitazione in casa nuova. E niente, ci vediamo al prossimo video. Il prossimo video che io vorrei che fosse quello della storia, dove voi dovete continuare, insomma, la storia che io comincio, il progetto della creatività collettiva. Quindi ci vediamo al prossimo video. Vi ringrazio per l'attenzione e mi raccomando, buon proseguimento, buona estate e buone vacanze a tutti.